Siamo, Buonasera, ci buonasera. siamo pronti allo scatto, pronti partenza, via. Eh sì. Allora, cosa mi racconti? Beh, sono giornate impegnative queste, sono giornate molto impegnative. Giornate Giorni impegnative, prima, cosa hai combinato? giorni prima della verifica di fisica sui vettori, ragazzi, purtroppo molti non hanno capito e quindi è da mercoledì che faccio continue ripetizioni. Poi ho avuto la brillante idea di Modestamente registrare. sottolineerei. Sì. Ho avuto la brillante, modestamente idea di registrare tutto e sta succedendo un casino perché devo registrare, dovrei far uscire questo video prima di stasera perché poi domani c'è la verifica e quindi è troppo tardi, non se lo possono recuperare. Ah, perché era un video di ripasso per la verifica. Ah, vabbè, perché giusto, hai avuto anche la furba idea di ricominciare il Registrare. programma dalle scuole superiori adesso che sei alle scuole superiori. È Esatto, vedi, proprio vedi. Tutti mi stato chiedevano, sincronico. fai video sul liceo, fai video sul liceo, fai video sul liceo. È arrivato il momento di fare i video sul liceo, fatto apposta perché lo vivi in prima persona. No, è caduta la luce come l'altra volta. Hai fatto apposta, voglio fare lo scherzetto. Sì, volevo fare lo scherzo, dai. Allora. Ragazzi, oggi abbiamo una sorpresa, cioè non è una sorpresa, l'avevamo già preannunciato. Ci si è messo pure la luce, effetto discoteca, tunze tunze. Sì. Però siamo a tema di festa, no? Sicuramente, sicuramente. Tra un po' andiamo pure in live su YouTube, quindi. Hai fatto gli annunci Telegram? Non hai fatto gli annunci Telegram? E ora quanto vado pure su YouTube? Andiamo a Lasci fare un gli attimo annunci. via libera. Così mi lasci un attimo via libera, così dico pure là finalmente, perché oh, voglio che la gente da YouTube arrivi qui su Twitch. Esatto, quindi dobbiamo estenderci. Dobbiamo essere molto chiari. Oh, venite qua. Modestamente dobbiamo Modestamente. estenderci. No, perché poi Fatto sennò. sta che oggi abbiamo una super puntata sull'informatica. Eh sì, l'informatica. E a breve dopo i Vedremo tuoi. se riusciremo a convincermi a cominciare a studiare informatica, Dopo, programmazione. esatto, il nostro obiettivo sarà quello. Ma aspetto Esatto. prima che tu faccia i tuoi annunci su Telegram in modo da Grazie, poter. grazie. Bene. Vabbè, no, direi magari di partire quando andiamo pure in live su, così lo dico dappertutto, pure su Ah, Instagram. va bene, ok. Quanto andiamo in live su anche su YouTube, Ok, così. e quando è che vuoi partire? Tra un po'. Sì, tra pochissimo, tra qualche minuto. Tra Allora, qualche vediamo se minuto. vado. Sì, infatti, io sto già sulla schermata di YouTube, sto vedendo di. OBS è già pronto, quindi Quindi siamo dovrebbe. pronti. Sì, questi sono i momenti in cui gli streamer devono dimostrare il loro più grande talento, quello di improvvisazione, secondo me. Ma noi Perché sull'improvvisazione siamo modestamente. Facetti Bar è improvvisazione, in primis. Faceti Bar è un bar e È al un bar bar. non è che ti programmi di cosa chiacchierare. Sì, Ho esatto. fatto, ci stavo pensando l'altro giorno, che senso ha vivere una vita programmata? Cioè, se tu programmi Infatti. tutto, che senso c'è? Ma tra l'altro noi quello che abbiamo pensato di fare era, no, quello di anche parlare di filosofia, e secondo me la filosofia è un continuo cambiare la comfort zone, quindi non essere mai a proprio agio, quindi sempre cambiare, diciamo, modo di pensare, e sempre non avere una vera meta, no? Andare oltre la Andare oltre metafisica. alla meta. Tu hai una meta, ma devi andare oltre la meta. La meta, perché metafisica, non meta avanti. La meta. Potrebbe essere un'idea per qualcosa di nuovo. Programma. Programma. Qua vogliono programmare sicurezza. Dicono che programmare. Ah, è la Sofia. Ciao, Sofia. E sì, programmare sicurezza. Programmare sicurezza. E riguardo il programma, la programmazione, abbiamo fatto l'episodio di oggi apposta. E Sì. direi che è giunto il momento di far entrare il nostro ospite speciale. Dai, vai, vai. Otteniamo un po' di suspense. Fai il vero.
Secondo me non dovrebbe comparire all'inizio, cioè esce la ca, cioè tutto lo sfondo, poi sale. Aspetta, ci tiriamo giù, aspetta, lo mettiamo in difficoltà. Aspetta. Ciao a tutti. Eccolo. È arrivato il grande Gabriele. Buongiorno. Detto anche Bongi. Quindi chiamatelo Bongi Buonasera. nei commenti se volete dirgli qualcosa, scrivetegli Bongi. Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao. Come va, Classica. Piva? Non ci vediamo più o meno da 5 minuti. Ah, lascia stare, questi sono segreti. Ah, che bello. Allora, Bene. Quando è che andiamo in live sul tubo che devo spammare il link? È già ragazzi, mi carico. Aiuto. sentite? Sì, ti sentiamo. Ci sei? Ci Sì, ci sono, ora ci sono, avevo sei? persi. Sì, no, no, noi c'eravamo. Ok, perfetto. Buonasera al Bongi, dicono nei Ciao, commenti. ciao. E, Bongi, Buonasera. No. Bongi, Dimmi, dimmi. Bongi, cosa ne pensi di programmare la vita? Programmare la vita è No, non come mettiamoci a programmare un parlare di computer. determinismo perché sennò non finiamo più. È un Determinismo. bell'argomento, rischiamo di andare fuori tema. L'abbiamo già annunciato il tema di oggi? Annuncialo tu. Allora, in qualità di, come dire, programmatore della serata, vi annuncio che il tema di oggi è intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Modestamente. Modestamente, vabbè, ascolta, noi non possiamo prendere gente che non è modestamente modestamentesima. Modestamente modesta e ambiziosa. Modesta e Modestamente ambiziosa. modesta. È faceta. Tu sei faceto. Bongi No, sei io sono faceto. esteta. Potremmo essere in diretta, anche se Potremmo, attenzione, attenzione tutti, potremmo. potremmo essere in diretta. Non so se lo siamo, ma potremmo esserlo. Anche su Boh. YouTube, quindi Ci siamo? no, controllate voi sul mio canale se siamo in Sì, diretta, perché siamo in live, siamo in live ufficialmente. controllate se va Molto tutto bene, bene, molto se va bene. tutto Eccolo. Siamo ufficialmente in live, quindi possiamo iniziare la parte di propaganda, sponsorizzazione. Gabriele, togli la chat privata dallo schermo perché sennò si vedono tutte le... È un pochetto un problema. Mi sente nel video, mi si sente nel video. Che Come bello io che che faccio vedere la schermata con quelli che mi suggeriscono durante le interrogazioni di inglese. Evitiamo, evitiamo. No, no, Non ragazzi, è dare la prima brutti volta, è un esempi. po' un casino, è un po' un casino. Ma ci si sente nel video? Oh. Boh, aspetta. Lo stiamo Mamma. facendo, non sappiamo come, ma lo stiamo facendo. Io sento, non so da chi venga, 22 ma persone stanno già, è incredibile. sì, si sente. Ci siamo, va bene ragazzi, siamo partiti, allora ormai Allora, è andata. io posso fare gli onori di, vabbè, diciamo il Vai, 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 canale. vai, a te, aspetta che ti metto. Ciao ragazzi, siamo addirittura, no, addirittura. Ciao ragazzi, ci ritroviamo di nuovo sul canale YouTube dopo un po' di tempo e oggi ho deciso di portare Faceti Bar, visto che l'avevo già annunciato su diverse volte dell'esistenza di questo canale, ho deciso di portarlo anche sul tubo. E quindi ora direi potete ricomparire. Faceti Bar è un canale Buonasera. qua. E Buonasera. Buonasera. l'altro non saluta, l'altro è maleducato. Ciao a tutti, scusate, un attimo ho perso questo passaggio. Eh sì, è un canale Twitch dove si parla. Di cosa si parla? Si parla di simpatia. No, vabbè. Si parla di... Ma non abbiamo chiari... Diciamo che fantasticheremo, gireremo tra fisica, matematica, filosofia, letteratura, metafisica, metatutto, Gabriele Di Maggio, cioè un meta di maggio, cioè ci sarà un po' di tutto. Esatto, un po' di tutto. E oggi parleremo, secondo me era un tema interessante, comunque trovate i link del canale del canale Twitch sul mio canale YouTube anche,
e quindi ci ho fatto anche un video proprio dedicato a Faceti Barra, si chiamava. E prima di andare avanti vi ricordo, iscrivetevi al canale dove state guardando, al canale Twitch. Iscrivetevi tutti a lui. Tutti? Lui. Al me, su, proprio, sì. E poi Instagram, trovate tutto sotto in descrizione, Telegram, dove annuncio le cose, già ieri avevo annunciato questa live, quindi ragazzi è molto molto importante, e niente, io oggi parleremo di programmazione, non sono da solo, quindi abbiamo questi ospiti molto speciali. Ebbene, io sono ospite parzialmente, insomma, ascolta, un po' di rispetto, cioè, stai parlando con il grande onorevole Pivaz, quindi... Salve a Giuli Pandina, che ci saluta felicemente dai commenti. E, oggi siamo in compagnia di Gabriele, buongiorno. Ripeto, anche per voi da YouTube, chiamatelo Bongi. Nei commenti, se volete dire qualcosa, riferitevi a Bongi. Lui è Bongi. Esperto di informatica, programmazione. A poco, diciamo, perché teoricamente... Io sono ancora alle superiori al quinto anno. No, ma scusa, Gabriele. Cioè... Vabbè, Gabriele è un'eccezione. Vabbè. Lui è nato sapendo tutto, purtroppo. Modestamente. Sì, al contrario, invece che imparare, lui dimentica le cose man mano che cresce. Io ormai il mio l'ho dato. La sua carriera è andata ai massimi splendori, adesso sta iniziando il tramonto. Di Zarathustra. E quindi oggi siamo a trattare un tema in particolare con l'intelligenza artificiale. Tema molto interessante. No, pensate, molti me l'hanno chiesto di... Me l'hanno chiesto di trattarlo, più che altro mi hanno implorato di studiarlo, non so perché a loro interessi che io studi programmazione, però vabbè. Però purtroppo non l'ho mai fatto, ecco. Sono ignorante sul tema. L'obiettivo di questa live è convincere Gabriele Di Maggio, esatto, a programmare. Dobbiamo riuscirci, esatto, stringerlo, non convincerlo. Cioè, se non riusciamo a convincerlo, lo costringiamo. Però, cioè, ti prima faccio vedere un paio di cose che appena le vedi dici voglio programmare, non c'è storia. Fagli, purtroppo adesso fagli non vedere. È più con me, però... Dopo è vero. Chiedono dai commenti dove si può comprare un Gabriele Di Maggio portatile. Ragazzi, rivenditore, reseller ufficiale o... Non si può. Ah, non si può. Sei unico. No. In tiratura limitata. Usta. Sì, assolutamente sì. Okay. Niente, allora Giuli, mi dispiace. Vabbè, ci ha provato, insomma. Vabbè. Allora, sì, dicono che si sente a scatti e lagga, effettivamente. Si sente a scatti e lagga. Su YouTube, sì. Sì. Perché, ragazzi, ecco perché dovete venire su Faceti Bar in questi giorni, quando facciamo le live. Vi vogliamo tutti su Faceti Bar. Insomma, dannazione, fratelli. Sì. Purtroppo sì. Qua già dai commenti iniziano a dire che se non studi informatica avrai dei difetti nel sistema. Bella battuta questa. La Giuli c'è, fratello. Quindi lei c'è. Va bene, quindi non so, partiamo con un po' di lag o... Sì, cominciamo a questo punto. Bongi, risposta da informatico. Un po' di messa alla Riavviamo parola. Tutto, ragazzi. Spegnere e riaccendere funziona. Spegnere e riaccendere. Funziona ogni sempre. Tanto, quello. Ogni tanto, no. Funziona sempre, ok. Questa... Sappiatelo, anche i programmatori usano la tecnica di spegnere e riaccendere. E soprattutto, no, l'unica regola che funziona sempre è mai scrivere il codice su carta. Che Pivetti ha... Allora, io mi difendo perché io ho un codice scritto qua su carta, però mi difendo nel senso che era un esame e dovevo scriverlo su un foglio, quindi non l'ho scritto volontariamente su carta. Anche perché, devo dire, è molto difficile scrivere su carta, quando sei abituato a programmare, dopo scrivere un programma su carta non è semplice.
Cioè, non è scontato. Ma tu con che cosa programmi? Con che software? O con che IDE? Con Visual Studio Ah, Code. grandissimo. Allora passi tutto il tempo a premere control spazio e fa tutto da solo. Io sono perfetto. Spettacolare. Va bene. Fatto sta che oggi tratteremo il tema Vedi, mi informatica. partire Si sì. parte. Allora, Sì. domanda d'apertura per Bongi. Parti A tu o vostra parto io? disposizione. Gabri, parti tu o parto io? Parti tu, dai. Parto io. Sì. Allora, Gabriele, buongiorno. Allora, partiamo già con una domanda soft. No, soft in senso molto ironico. Anzi, no, partiamo con una domanda soft. Questa te la faccio dopo. Tu, perché hai iniziato a studiare informatica? Quando hai iniziato, perché hai iniziato? Cos'è che ti ha spinto? Allora, diciamo che la storia del mio inizio nel mondo dell'informatica è un po' strana. Allora, ho iniziato perché uno youtuber che giocava a Minecraft ha cominciato a fare dei tutorial di Java. Allora ho deciso di iniziare a seguirlo e da lì mi sono appassionato ed è stato tutta in salita, diciamo, E fino invece tu, adesso. Gabri, avrai guardato dei video di informatica e non ti sei mai appassionato? Ma, guardato video di informatica, no, di Minecraft sì. Ah. No, allora io, Quello, ecco, hai messo un piede in fallo, abbiamo capito. la prima volta che ho, diciamo, mi sono approcciato, no, ho sentito parlare un po' più seriamente di informatica, è stato proprio leggendo un libro, che non so se lo conoscete, Gad Escherbach si chiama, vabbè, è una specie... Spettacolare. L'hai letto? Sì, tutto. È un libro bellissimo. Lui parte proprio parlando, no, del sistema MU cosiddetto, quindi dei sistemi formali, dei problemi. Lì è stata la prima volta, no, nomina le stringhe, tutto, cioè per me le stringhe da buon fisico, modestamente, che si rispetti, non sono le cose che Molto bene, esistono in modestamente. informatica, no, le stringhe per me sono altro. E, certo, difficile da definire anche in fisica, però. E quindi è stata lì la prima volta che ho sentito parlare di informatica. Non sono mai andato oltre, ecco, quella prospettiva, anche perché comunque Hofstadter nel libro dava sempre prospettive dei mix, ecco, diciamo, tante cose insieme di diversi argomenti. Mi ricordo arrivava a parlare addirittura di filosofia indù, di così via, cose del Sì, genere. diciamo che non è proprio un approccio informatico tradizionale, lui proprio Esatto. inventa dei linguaggi di pseudocodice appunto per dimostrare i teoremi in modo particolare, anche, devo dire, anche geniale. Non è per studiare programmazione, per capire come dire, pensiero computazionale, ossia ragionare su come usare i computer, però effettivamente non va ad insegnare a programmare. Ragazzi, mi fermo un attimo in mezzo. Chiedono dalla chat se è normale vedere a scatti un po' le webcam da YouTube. Sì, non Sì, sei purtroppo sì. l'unico. Non sei l'unico. Però voglio chiedere l'audio come si sente? Perché almeno questo, come prima volta, dai, modestamente partiamo, Audio. umilmente questa volta. Ciao, 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 coccodrillo. Attendiamo risposta. Magari se Intanto. l'audio, almeno come prima volta, non so come poter fare, perché non Sì, so sì, alla sì. fine. Probabilmente perché. Ok, ciao 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 coccodrillo, è andato a vedere. Comunque complimenti per il nome, cioè veramente sono sincero, complimenti per il nome. Ok, possiamo riprendere. Quindi concludete così. Concludiamo così. L'avete Addirittura. sviluppata l'intervista, vi dovevate Ah, va preparare le bene, va bene, va bene. domande. Ok, scusa, 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 stai calmo, mamma mia, come sei? Subito, La frettoloso. prossima volta vado un altro podcast. Ma meglio di noi. Noi siamo faceti, te lo ricordo. Cioè, insomma. Gabri, è il tuo turno. Ok, va bene, perfetto, grazie per avermi La passato palla la di parola. fuoco. La palla L'audio di lo fuoco. sentono bene da YouTube, però. Quindi almeno l'audio c'è. Perfetto, ok. Vedremo le prossime volte quindi con
con la telecamera. La programmazione, no? Diciamo, io come ho detto all'inizio sono proprio, come posso dire, un ignorantissimo, ecco, non, però ecco, da matematico, fisico appassionato di queste cose, la mia prima domanda che mi viene da fare è che comunque nell'ambito della, come posso dire, dell'informatica teorica proprio, cioè quali argomenti può andare a toccare la programmazione, cioè posso per esempio pensare a concetti comunque base come algebre booleane e così via, però andando avanti ancora di più, proprio nel profondo, cioè in informatica teorica, concetti di matematica molto avanzati e così via, o comunque. Allora, diciamo che bisogna tenere separate le cose, anche proprio dal punto di vista storico. Se pensi ad esempio ai grandi informatici, all'inizio erano o fisici o matematici, quindi loro diciamo che non andavano a creare una teoria dell'informatica, andavano ad usare i computer per dimostrare dei teoremi che a mano non potevi dimostrare, oppure andare a fare le prime simulazioni. Quindi diciamo che nasce senza l'impianto teorico che caratterizza la matematica e la fisica. Questo impianto teorico si è sviluppato, diciamo, più avanti e prende le basi da, ad esempio, gli studi, di Turing, gli studi di Hilbert, di Gödel, che alla fine sono la cosa più fondamentale della logica in generale, perché alla fine, come benissimo saprai, la programmazione alla fine è controllare i nanetti dentro il processore che cambiano gli 0 e gli 1, ok? E alla fine è tutta algebra booleana e quindi sotto sotto logica. Quindi tutto quello che applichi alla logica lo puoi applicare all'informatica. Quindi anche come avrei letto sicuramente in Gödel e Scherbach, che alla fine quello è l'impianto della informatica teorica, della teoria della computazione, hai ad esempio le funzioni ricorsive, ricorsive semplici, ricorsive in generale. Quindi diciamo che se vuoi studiare l'informatica seria ti sconsiglio di iniziare l'impianto teorico perché è, come dire, pesante, comunque si rifà la matematica che puoi benissimo studiare a parte, unicamente in quel mondo. Quello che ti consiglio di fare è appunto prendere esempio dalla storia e andare a svolgere un percorso parallelo a quello che già stai facendo, ad esempio. Vado un attimo sul tuo canale YouTube e ti faccio un esempio. Perché tu tutto quello che vai a fare con la matematica e la fisica la puoi mettere bene o male dentro un computer con le dovute approssimazioni. Apro proprio un video a caso qui. Speriamo non sia uno di quei video con le intro trash, tipo quello delle questioni della Momento, Moody's. no, leggo solamente il titolo sperando che non sia clickbait. No, sto scherzando. L'oscillatore armonico con le equazioni di Klein-Gordon, vedo che proprio mi attira il mio sguardo. Dopo ti devo fare qualche domanda su Klein-Gordon perché Allora, mettiamo caso che tu voglia studiare l'oscillatore armonico, ok? Puoi farlo benissimo con le equazioni, ti prendi il tuo F uguale M per A, il F uguale meno K delta L, fai la derivata, ottieni l'equazione, l'oscillatore armonico, tutte queste cose qui teoriche che saprei benissimo fare. Però diciamo che rimango, per quanto sono bellissime e su questo io concordo al 100%, sono comunque dell'inchiostro su un pezzo di carta, ok? Non ti dà una rappresentazione visiva del sistema, te la dà logica, te la dà bene in maniera molto interessante, però tu non vedi la molla che fa boing boing, hai questa equazione che ti descrive la molla. Mettiamo che tu voglia andare a implementare questo tuo modello teorico che hai con tanta cura, con tanta passione andato a sviluppare. Cosa vai a fare? Prendi un computer e vai a implementare queste tue equazioni con dei metodi numerici che forse non so se magari hai già studiato analisi numerica, delle cose da implementare queste equazioni, tu hai un programma che svolge le equazioni che hai implementato e puoi andare veramente a simulare, vedere in prima persona cosa fanno le equazioni.
oppure anche semplicemente le equazioni differenziali che molto spesso non si possono risolvere in forma chiusa, tu puoi con un computer e appunto l'analisi numerica che ho citato prima andare a creare con una facilità assurda un diagramma di fase che ti permette di magari non vedere la soluzione analitica ma di vedere la soluzione delle equazioni differenziali in modo numerico. Quindi cioè, è propedeutico in questo senso allo studio della matematica. Mi piace questa cosa che hai detto del fatto che le equazioni alla fine rimangono sempre un inchiostro, no? Scritto su un pezzo di carta. Effettivamente il lato bello probabilmente della programmazione è che una volta, dopo aver studiato le basi, riuscirai appunto anche a riprodurre in questo modo graficamente certi sistemi molto complicati. Mi ricordo che quando ci siamo incontrati per la prima volta mi facesti vedere, per esempio, non so se tu ti ricordi, un la sistema... simulazione dei corpi. Sì, di n corpi. Tra l'altro quello è un diciamo, problema, tra virgolette, che apprezzai molto che me lo facessi vedere perché, per esempio, quel problema, diciamo, con n uguale 3 è un problema in matematica e fisica molto, molto che sta a cuore, diciamo, perché uno dei primi a trattarlo fu Poincaré. In un suo libro, e da lì è nata la fisica del caos, diciamo, perché quei calcoli sono calcoli complicatissimi a vedere, effettivamente dei saggi, comunque degli articoli scritti da Poincaré, può essere anche addirittura un po' palloso, soprattutto per come venivano scritti da allora, e abbastanza insidiosi e complicati comunque, ecco. E quindi avere un riscontro del genere, grazie alla programmazione, in un ambito in cui poi l'immaginazione, la grafica è così importante come nelle scienze, effettivamente hai preso, diciamo, hai colpito proprio il punto giusto alla fine. Ma tra l'altro poi comunque la programmazione, sì, come immagino, facilita tanti altri aspetti, soprattutto dal punto di vista anche dei calcoli e così via. Tra l'altro, sempre su questo, mi ricordo se su Twitch, su questa piattaforma, che un mio caro amico, che è un fisico teorico, Ivano Basile, in una live su Meet Science, un canale, programmò un buco nero in 10 dimensioni. Discreto, dai. Discreto, modestamente. Ho fatto di meglio, però dai, mi tengo umile, lo rispetto. Già solo nei problemi classici dovevi calcolare tutti i simboli di Christoffel, solo quello, immagina farlo in 10 dimensioni, e quindi sì. Bongi, come parte... rispondi? Come rispondi al buco nero in 10 dimensioni? Cosa hai fatto di meglio? Dacci prova delle tue... Il problema è comunque... Pivetti lo conosce bene questa cosa perché l'abbiamo fatta con il CANSAT. Si ricollega anche al tema di oggi. Diciamo il mio... L'ho fatto in seconda superiore, ormai sono passati praticamente 4 anni ed è ancora il mio trofeo più grande che sta per essere spodestato, però rimane ancora la mia grande opera ed è... Al pratica una lattina che veniva inserita all'interno di un razzo, sparata a 1000 metri d'altezza, e dopodiché con un paracadute a profilo alare comandato da una rete neurale andava a riatterrare nel posto da cui era partita. In secondo superiore. Secondo superiore, sì. Quindi, ragazzi, Gabriele... Non sono avanti quanto te, cioè, però... Gabriele, Gabriele, ascoltami, tu sei in prima, hai un anno per superare Bongi. Un anno, ho qualche anno ancora per fare molte cose. Leopardi tradusse tutta l'Eneide a 17 anni, Einstein lesse tutte le opere di Kant a 16 anni. No, non spostarti su altri grandi personaggi storici, rimani su di te, tu hai un anno per superare Bongi. Tanto, da, nella vostra scuola fate il CANSAT? No, ecco. No. Molto male. Facciamo quella la giornata dello studente. Okay. No, avete fatto, cos'è che avete fatto la settimana scorsa? Avevate fatto i mascherati? Sì, io volevo vestirmi da gioco. Ah, hanno fatto i graffiti, noi facciamo il CANSAT, loro fanno i graffiti. È di livello... Vabbè. Quindi allora, soddisfacente. L'intervista
Posto a te la parola, la ridò a te la parola, Luca. Ridai a me la parola. Ma allora, Bongi, come valuteresti, diciamo, la crescita, cioè, è difficile come domanda da esprimere. Per dire, in matematica tu arrivi alle elementari, dici ho già fatto somma, differenza, moltiplicazione e divisione, ho fatto tutto. Poi vai alle medie e scopri che esistono espressioni, esistono equazioni, ho finito tutto. Poi vai alle superiori, vabbè, scopri che in realtà non sai nulla. In informatica, in programmazione, c'è un'evoluzione simile? Oppure è tutto più continuo? Allora, dipende molto da come la studi. Allora, partiamo dal mio caso che è quello dell'autodidatta e poi magari andiamo ad analizzare uno che ha fatto un percorso un po' più tradizionale, magari anche accademico. Dal punto di vista dell'autodidatta, sei completamente buttato in un mondo in cui qualunque cosa è complicatissimo, ok? All'inizio non si capisce niente, devi iniziare a copiare del codice a caso che non capisci perché giustamente non hai le basi di teoria dei sistemi informatici, teoria dei calcolatori. È più che altro, diciamo, piano piano adattarsi a questo mondo, cercare di capire sempre di più e prendere sempre più confidenza. Lo scoprire le cose, bene o male, è da autodidatta, direttamente proporzionale a quanto sei interessato. Se sei interessato, se sei molto interessato a scoprire nuove cose, scoprire tante cose. Se invece fai come fanno la metà dei programmatori vecchio stile che è chiuso su C++, non fa niente, insulta tutti quelli che non usano C++, allora non imparerai mai niente. Ecco. Tiriamo le frecciatine perché c'è bisogno di Io cambiamento. voglio fare Cattivo. una domanda un po' forse stupida, no? Perché io sono circondato da amici comunque che conoscono molto bene l'informatica, a volte io mi sento, no, l'inetto del po'. E c'è questo mio amico abbastanza, diciamo, un po', come posso dire, sopra le righe, molto simpatico. Tra l'altro ho accettato anche a volte qui, Panzi si chiama Luca. No, Franzi, forse si chiama, non mi ricordo come si chiama su Twitch. Sì, no, ho Vabbè. capito, Ecco, lui non so perché non lo vuole mai spiegare, non so se c'è un reale motivo, però ne approfitto anche poi per chiedere a te qual è il tuo, se c'è, se è una domanda che ha senso da un ignorante, codice di programmazione preferito, ecco, no? Perché lui parla sempre male di Python, per esempio. Non so perché. questa è una domanda bellissima, molto Ah, ok, allora, calzante. per fortuna, dai. Allora, farò un po' il prete e vado, ok? Non bisogna pensare in termini di qual è il mio linguaggio di programmazione preferito. È molto sbagliato e da invasati da gente che non farà mai niente. La risposta è il linguaggio di programmazione giusto dipende dal caso, ok? Dipende ovviamente da cosa vai a risolvere. Certamente in alcuni casi ti conviene, ad esempio, Python è più veloce da scrivere, però è più lento da eseguire, quindi magari per una prototipazione veloce è meglio Python, C++ invece è più complicato, più lento da scrivere, però è molto più veloce nell'esecuzione, quindi magari per un qualcosa dove le performance contano molto è più importante. Questo ovviamente varia per problema a problema. Dire che un linguaggio di programmazione è superiore ad un altro è un qualcosa di riduttivo perché ogni linguaggio ha la sua La sua ragione forma di esistere. mentis, diciamo quasi. Sì, anche la sua ragione di esistere. Se non avesse ragione di esistere, non sarebbe diventato famoso com'è. Perché, ad esempio, tutte le cose che arrivano a noi al grande pubblico è perché sono passate da un lungo processo di formazione attraverso persone che ne capivano. E le persone che ne capivano, magari anche, anzi, no, sicuramente anche più di me. Se non avesse avuto senso quel linguaggio, non l'avrebbero certamente fatto passare. Quindi diciamo che uno, tutti i linguaggi che hanno di programmazione che ci sono hanno senso di esistere, hanno la loro applicazione. Due, non bisogna mai chiudersi la testa, bisogna sempre lasciarsi spazio per imparare qualcosa di nuovo, sia per una questione di cultura di programmazione, sia per una questione proprio di cultura della persona, per essere una persona più aperta.
anche per in generale essere un programmatore più completo, perché alla fine sul mondo del lavoro non conta quanto sei figo a scrivere in C++, conta quanto sei flessibile nel lavoro. Poi volevo aggiungere una cosa su quello che stavi dicendo tu prima. Un'altra cosa in cui la programmazione è molto propedeutica nella matematica è anche l'insegnamento. Lo vedrai più avanti. Adesso sono cose molto basiche, cioè no, vabbè, sicuramente il fatto che sono molto più complesse, ma quelle che vi stanno spiegando a scuola sono cose molto basilari. Poveretto Gabriele che si deve sorbire i vettori mentre c'ha sotto il banco il libro con le piene di equazioni differenziali. Però comunque. Più avanti andrai, più magari ti capiterà di trovare dei professori che ti faranno vedere delle simulazioni per spiegarti, ad esempio, elettromagnetismo, le cose di quinto. Quindi diciamo che è molto propedeutico perché ora magari io, te, Luca siamo molto bravi, non abbiamo quasi mai avuto problemi a capire le cose, però ci sono, dobbiamo riconoscere che ci sono persone che fanno molta fatica in matematica e in fisica e sei, ad Onestamente, esempio, modestamente, Modestamente, devi no, ma ci modestamente. sta come ad esempio io faccio fatica in latino, ognuno ha le proprie capacità e i propri interessi ed è giusto così. Io sono più bravo da una cosa, meno dall'altro, c'è chi è più Assolutamente. bravo, cioè non è una colpa non essere bravi in matematica, anzi talvolta potrebbe essere anche un vantaggio. Raramente, raramente. Comunque sì, diciamo che se fai vedere l'equazione differenziale dell'equazione armonica del moto armonico ad una persona che non è proprio pratica di matematica, dice che cos'è sto sgorbio. Se invece gli fai vedere la simulazione al computer della molla che fa Boeing e ti fa vedere i grafici, il seno, come funzionano tutte le varie soluzioni, la sovrapposizione delle soluzioni, diciamo, gli riesci a far capire le cose in maniera più agevole senza andarlo ad impelagare direttamente nei calcoli. Poi ovviamente prima o poi lo dovrà fare, però ad un primo acchito aiuta molto la programmazione, la simulazione dal punto di vista didattico. Sì. Allora, ti faccio una domanda cattiva. Cioè, proprio questa potrebbe aprirsi e diventare una discussione da focus, o magari una stupidata. Intelligenza artificiale. Ok, entriamo Dove nel andiamo? vivo della live. Sì, per proprio sfondare la porta di brutto. Allora, come sappiamo, il computer lavora con 0, 1 acceso, spento, su o giù, dillo come ti pare. Ufficialmente 0, 1, 1, 0. Luca non Luca. Esatto. Luca c'è, Luca non c'è. Il cervello invece lavora inviando impulsi. Con le sue scariche attraverso i neuroni. E ieri sera stavamo parlando io, Gabriele e un altro ragazzo che oggi sarebbe dovuto esserci, ed era uscito l'argomento etica, Etica, che c'è cambia il anche grande nel gruppo. problema, dell'etica dell'intelligenza artificiale. So che non ti piace questo argomento, però te lo chiedo lo stesso, Bongi. Ah, non, ok. È giusto, se l'aspettavano tutti, Eh beh, dobbiamo dargli ascolta, una cosa risposta. vuoi parlare di intelligenza artificiale senza parlare di etica? E allora, voglio dire, computer 01, cervello, impulsi, alla fine, lì, l'impulso arriva, l'impulso non arriva. E potremmo vedere le due cose come l'intelligenza, oh, non so parlare, dannazione, l'intelligenza artificiale è un'intelligenza creata dall'uomo tramite scosse elettriche, per stare proprio sul semplicissimo. E qui ci possiamo ricollegare a Gödel e Eschenbach. Lo devi leggere, ti obbligo. L'intelligenza invece umana è un'intelligenza creata dalla natura, potremmo dire. Che invece che basarsi su elettricità, cioè in realtà c'è elettricità anche nel cervello, cioè il cervello sono impulsi elettrici. L'unica differenza è che
noi ci autocarichiamo, non abbiamo bisogno della presa, ma siamo tutti autonomi e siamo un po' più sviluppati di un computer. E allora, cioè, è una domanda forse stupida, però non dovrebbero essere anche i computer in grado di arrivare a sviluppare una forma di etica così come l'uomo ha fatto? Perché alla fine, se è un'intelligenza artificiale, che sia artificiale o no, è sempre un'intelligenza. E comunque si basa su scariche, impulsi che o arrivano o non arrivano. Qua secondo me stai partendo da una premessa che non è vera. Stai dicendo, noi uomini abbiamo un'etica, ma noi uomini abbiamo un'etica, chiediamocelo. Secondo me no, cioè non siamo capaci a farlo per noi, figuriamoci a qualcosa che non siamo riusciti a fare, non siamo riusciti nemmeno a teorizzare, questo è il punto. Mi ricorda il dialogo di uno dei film di Woody Allen. Diceva, ma se Dio non esiste, allora che senso ha continuare a vivere? Possiamo ucciderci, possiamo uccidere, perché una persona, no? La morale dov'è? E c'era l'altro che rispondeva, la morale è soggettiva, ma la soggettività è oggettiva, e così continuava. Veloce risposta. Una domanda da risposta veloce. Da Walker. Ciao Walker, diciamo, io essendo autodidatta e essendo ancora alle superiori faccio un po' quello che capita, però diciamo che per adesso ho una grandissima passione, sto acquisendo molte competenze nell'ambito dello sviluppo di motori grafici e simulazioni di sistemi fisici, sistemi matematici. Questo, diciamo, è la mia passione, quello che magari vorrei fare anche in futuro. Tra parentesi, io stavo provando ad obbligarlo a fare fisica all'università, perché è indeciso tra informatica e fisica. No, ingegneria informatica. Sì, no, ecco, allora, questo qua veramente è un enorme problema. Peccato, ci stava proprio Marco oggi, peccato. No, cioè... Vabbè, sta ballando. Ingegneria, no, sta dai, ballando. Prego, Poggi. Vabbè, facciamo finta di niente. Un saluto a Marco che balla. Aspettate un attimo, aspettate, torno subito. È scappato. È scomparso, è fuggito. Dove è andato? No, vabbè, stavo dicendo, prima il discorso, sì, hai ragione, anche l'uomo non ha etica. Allora, spostiamola sulla coscienza. Perché alla fine, okay, comunque il problema rimane quello. L'uomo, alla fine, semplificando molto, cervello va a impulsi con tanti neuroni e il computer va a scariche elettriche. Forse l'unica differenza è che il cervello ha tanti neuroni mentre il computer scarica sempre lì, forse. Allora, è molto complicata qua la faccenda. E qui ti faccio. E qui ritorno allo stesso argomento di prima. Tu sei partito dal fatto che presupponi che noi umani abbiamo coscienza, ma noi umani abbiamo coscienza? Ma non spostarti a livello filosofico, dai, Poggi. Dobbiamo arrivare proprio a quello. Cioè, perché comunque è un argomento interessante, effettivamente. L'etica, un'etica anche, no? Che va oltre. Cioè, un'etica definibile a priori esiste anche, un'etica dipendente da qualche essere trascendentale, non lo so, queste domande bisogna farsene, no? Sì, 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 se bisogna ragionare in modo sistematico sono doverose. Sì, per esempio a scuola avete fatto pure Spinoza, sì. Sì, di sfuggita, diciamo. Vabbè, purtroppo sì. Sì, cioè, vai avanti, scusate. Ma certo, volevi parlare di Spinoza, se ne ho competenza. No, avanti parleremo pure di Spinoza. I migliori amici di Spinoza erano Gabriele Di Maggio e Gabriele Buongiorno. Tra l'altro vi chiamate tutti e due Gabriele, quindi per piacere. Allora, d'ora in poi chiamo a te in alto a destra, te in alto a destra ti chiamo Dima. Sennò dobbiamo fare il meme di Spider-Man. Dima e Bongi, chiamatevi Dima e Bongi. Così. Indichiamoci. Allora, adesso opero io con la forza, perché ho capito. Intanto rispondi alla mia domanda, Bongi. Certo. La coscienza.
cioè, io voglio dire, tu l'hai messa molto sul parallelismo tra elettricità nel cervello e elettricità nei neuroni. Impulsi, sì, una serie di impulsi. È complicato perché bisogna andare a distinguere la differenza, bisogna fare la piramide del computer, che è hardware, software, hardware, kernel, software e shell, ok? Immaginiamoci questa piramide. Noi interagiamo con la shell, però alla fine cosa andiamo a controllare? Andiamo a controllare il... ringrazio Walker per i complimenti, ciao. Se noi umani siamo coscienti di esistere... No, aspetta, aspetta, finisci il discorso, okay. Questo te lo dico tratto dopo. Ok. Noi andiamo a controllare questo sostrato di transistor, che non è altro che la macchina in sé. Noi quando andiamo a programmare, ossia quando andiamo a fare ciò che possiamo fare a mano, non è che possiamo andare a metterci nel bus del processore a mettere gli 0 e 1 manualmente, noi andiamo a programmare a livello di codice. Quindi secondo me il parallelismo andrebbe fatto non tanto tra il sistema fisico-cervello e il sistema fisico-computer, ma tra il sistema fisico del cervello, che rimane comunque nella programmazione, e l'implementazione a livello di codice del cervello digitale. Allora, ho tirato su questo messaggio dove dicono... Noi ragazzi, siamo aspetta, non vi sto sentendo bene. Gabri? Io ti ho visto laggare un po' prima. Ok, ci sono ora. Ti ho visto laggare un po' prima. Il commento dice: noi umani siamo coscienti di esistere e siamo coscienti di essere coscienti. Un animale, ma anche un'intelligenza artificiale, non è cosciente di entrambe le cose. Allora, mi ricollego proprio a questo. Un animale non lo puoi paragonare a questo punto a un'intelligenza artificiale. Perché alla fine la mia tesi sarebbe che tu ti sfido a smontare. Sì. Non è per forza la tesi che io personalmente porto avanti, però te la presento come tesi da affrontare. La mia tesi è: un animale non è cosciente di esistere e di essere cosciente. Un'intelligenza artificiale non è cosciente di esistere e di essere cosciente. Però per la conoscenza scientifica, sulla base scientifica che c'è oggi, noi umani siamo uno sviluppo degli animali. E a questo punto la domanda è: così come gli animali sono passati dal non essere coscienti all'essere coscienti, un'intelligenza artificiale perché non potrebbe essere capace di passare dal non essere cosciente all'essere cosciente? Ringrazio Aital23 per... Faccio una piccola premessa e invito a colui che sta spammando in chat di smettere, perché dà abbastanza fastidio. Poi, allora, diciamo che questa cosa dell'essere vivente e l'intelligenza artificiale sono difficili da paragonare, perché l'essere vivente è arrivato a ciò che è adesso in quanto è fautore della propria stessa sussistenza, ok? Noi perché viviamo? Perché io bevo, perché io mangio, perché io non ho voglia di non farmi male, sempre se in casi estremi non si svolge nell'autolesionismo, però escludiamo la psicologia perché se no mettiamo troppa carne al fuoco. Diciamo che in generale l'animale è colui che provvede alla propria stessa sussistenza, ok? E l'intelligenza nasce in quanto noi dobbiamo interagire con l'ambiente che ci circonda per andare a creare la nostra stessa sussistenza, ok? Mentre invece l'intelligenza artificiale no, l'intelligenza artificiale è lì, se noi premiamo il bottone la facciamo girare, non c'è questa esigenza di andare a sussistere, di vivere, ok? Perché ti faccio un esempio, banalmente l'animale mangia, beve e si riproduce perché deve portare avanti la specie, ma anche i nostri comportamenti sociali ed intellettuali si possono rifare alla sopravvivenza. Ti faccio un esempio: per me, io non riuscirei a vivere con un branco di idioti, ok? Per me la mia sussistenza, come anche per voi sicuramente, si lega al fatto che dobbiamo vivere in un ambiente che ci riesce a valorizzare, secondo coloro che vogliono essere intellettuali,
l'intellettualità è modo di sussistenza, e quindi anche lo studiare, l'essere senzienti è metodo di sussistenza. Che potrebbe essere anche la ricerca, banalmente, il ricercare un cibo nuovo, ad esempio, per le crisi. È sì una cosa intellettuale, ma si basa su un bisogno concreto. Poi c'è anche tutta la parte sulle scienze teoriche, del perché esistono, che è un po' complicato, però in generale, secondo me, è tutto basato sulla sussistenza. Quindi c'è questo problema: come facciamo a paragonare queste due cose che esistono su due piani separati, ossia l'intelligenza artificiale come essere creato e noi come esseri che dobbiamo sussistere? Bravo, mi hai risposto bene, mi hai tenuto testa. Dima, ciuffo gigante. No, mo mi sono accorto del nickname. Dima ciuffo gigante, dai, dai, non è tantissimo, ci sono periodi in cui... No, vabbè, ce l'ho più grande io adesso. Appunto. Non decontestualizzate, per favore. Guardalo, fa il professore adesso, il dottor Bongi. Oggi il bidello del piano terra nella nuova mi chiama professor Buongiorno. Professor Buongiorno, ma certo. Buongiorno. Dai, è un inizio. Buongiorno. Allora, andando avanti, quindi... prima hai subito introdotto l'argomento dell'intelligenza artificiale, appunto, come hai detto prima, sfondando subito, sono le 7:35 alla fine, cioè... effettivamente, vabbè, relativamente, dai, tanto. Cioè, noi alle 8 massimo, sì, qua al nord. Si cena. Vabbè, no, io devo aspettare nella Terronia, no. Se avete ancora un'ora e mezza voi prima di mangiare. Abbondante pure. allora, diciamo che... a me ciò che un po' quasi mi preoccupa di tutto questo, dell'intelligenza artificiale, del mondo dell'informatica, comunque, che comunque ci troviamo in un periodo abbastanza difficile nel mondo della, come posso dire, della ricerca teorica, soprattutto fisica teorica e matematica, anche potremmo dire. Diciamo che sul lato della ricerca in ambito matematico non sono tanto informato, ecco, attualmente. Ricerca in fisica teorica, sì. Diciamo che i problemi nell'ambito della ricerca in fisica, ecco, sono molto sul lato anche sperimentale, perché non abbiamo riscontri sperimentali su ciò in cui stiamo discutendo. A me è capitato spesso di discutere con gente che affermava che le nuove teorie fisiche sono di fatto delle speculazioni filosofiche. Diciamo che non è assolutamente verissimo, però il problema dei riscontri sperimentali è un problema abbastanza grosso, soprattutto il fatto che comunque i fisici tra di loro si lanciano in continuazione frecciatine di ogni tipo, anche fisici autorevoli, per esempio mi pare si chiami Anselmi, è un non mi ricordo il nome, Anselmi, che è un ricercatore in fisica teorica quantum gravity, che in continuazione sparla della teoria delle stringhe, per dire, no? La odia proprio e odia soprattutto anche Rovelli nel libro La realtà non è come ci appare. Anche Rovelli nell'ultimo capitolo le tira un paio di frecciatine in maniera molto pacata ed educata, però lo fa. Sì, Anselmi un po' meno forse, però anche lui. Hai citato Rovelli, per esempio, nel libro sulla relatività generale di Rovelli, sia l'edizione italiana che quella inglese, Rovelli, quando parla della quantum gravity, fa un accenno, dice una delle teorie più rinomate è la loop quantum gravity. Che non è neanche stato davvero molto oggettivo, perché di fatto lo è più la teoria dal punto di vista di fama, tutte e due, però la teoria delle stringhe forse teoricamente è un po' più avanti, ecco. Poi io sinceramente non sono di parte, cioè non mi piace studiare e basta, quindi fine. Però appunto il problema è comunque che, come posso dire, è che la ricerca in fisica teorica è un punto, vado dritto al punto, ecco, diciamo, parliamo per esempio dell'ipotesi di Riemann, ok? Ecco, uno dei problemi più... mi sentite?
Sì. Ok. Ipotesi di Riemann, uno dei problemi più, ecco, più importanti, e tra l'altro ci sono stati grandi matematici che hanno detto: se risolviamo questo problema abbiamo quasi chiuso la matematica. E anche qua. Anche non gorgato perché non ce l'hai nel sacco. Appunto. E quindi e poi sostanzialmente diventa un po' un problema. Schrödinger farebbe un po' di casino. Cioè, appunto, nel sacco, stavo per dirlo, sì. Effettivamente. Tra l'altro poi torniamo magari anche nell'ambito meccanica quantistica, perché anche lì c'è qualcosa da dire legato all'informatica, di cui ho parlato anche in alcuni video. Comunque, tornando all'ipotesi di Riemann, io conobbi questo professore, ho avuto l'onore di conoscerlo. Abbiamo una domanda molto importante per il seguito della discussione, perché giustamente non tutti sono molto... Ah, ipotesi di... Allora, sostanzialmente, chi lo vuole dire? No, se lo devo... Lasciamo a te la palla. La palla. Sei tu il... Va bene. Ah, ok. Allora, diciamo che tu hai tantissimi numeri, sono infiniti i numeri, e tra questi numeri ci sono numeri particolari, numeri pari, numeri dispari, vabbè, ci sono un sacco di numeri perfetti, numeri gemelli, numeri primi, gemelli e così via. Esistono questi numeri molto particolari che sono i numeri primi. I numeri primi hanno la particolarità di essere divisibili solo per se stessi e per uno. Hanno solo due divisori, sostanzialmente. Questi numeri primi, se tu ti fai un grande schema, no, ti scrivi, per esempio, i primi 1000 numeri, e allora vedi, magari col crivello di Eratostene, vabbè, il crivello di Eratostene applicato a 1000 numeri, insomma, un po'. Però ti trovi tutti i numeri primi, no? Ora, c'è un modo per calcolarti tipo una sorta di distribuzione di questi numeri? Cioè, ogni quanto li incontri, cioè ogni... Un algoritmo che ti dica... Sì, un algoritmo che ti dica, per esempio, il millesimo numero primo. Io ti posso dire qual è il millesimo numero pari, è 2000. Si sa, perché ovviamente un numero pari compare ogni 2. Ho prima l'1, poi c'è il 2, poi il 3 e il 4, ecco di nuovo, e così continuano, e così anche per i numeri dispari. Invece, per i numeri primi, purtroppo, non è così. E quindi ciò che si cerca di fare è trovare un algoritmo per trovare questi numeri primi. Arriva poi, diciamo, questo matematico importantissimo, uno dei più grandi matematici, più poliedrici, no? Insieme a Gauss e così via, Riemann, che studia una funzione, in realtà generalizza una funzione, un tipo di funzione, ecco, sostanzialmente. E lui fa un'ipotesi, appunto. Cioè dice, questa funzione è uguale a zero in determinati punti, però non abbiamo una dimostrazione di questo. Lui ci dice in quali punti questa funzione deve essere uguale a zero, si chiamano gli zeri, in questo caso zeri non banali della funzione, e lui ce lo dice, tra l'altro per arrivare a dirlo comunque ci sono diverse cose che fa, come per esempio la cosiddetta continuazione analitica, perché diciamo la funzione z, no, non è definita nei punti in cui dovrebbe annullarsi, quindi vabbè, questioni di analisi complessa non ci interessano. Comunque la funzione si annulla in certi punti, ma non ce l'ha dimostrato, e noi vogliamo la dimostrazione, non riusciamo a trovarla, quindi non riusciamo a dimostrare l'ipotesi di Riemann. Però se la dimostrassimo, avremmo, diciamo, ancora più certezza su uno dei teoremi più importanti della matematica, che è il teorema dei numeri primi, che è una sorta di approssimazione di un algoritmo per trovare tutti i numeri primi. Una distribuzione cosiddetta in gergo asintotica, viene detta. Tra l'altro ci ha lavorato anche Ramanujan, mi pare, su questa cosa. E quindi questa è la cosa. Cioè, se io dimostro questa ipotesi, che mi parlo di una funzione che si deve annullare in certi punti, allora sarò ancora più certo che i numeri primi si distribuiscono in un certo modo. Questo è il legame, no, importantissimo. La distribuzione dei numeri primi è importantissima anche in crittografia, ecco, l'ha detto proprio Walker contemporaneamente, mentre lo dicevo, ha un bel impatto in crittografia, è importantissima in crittografia, un sacco di sistemi crittografici si basano proprio, no, mi pare, su, non so nel dettaglio, però si basano sui numeri primi proprio, importantissimo. Aritmetica curvellittica molto anche si relaziona. Sì, lì si va a finire, sì, anche perché c'entrano con
le equazioni Diofantè, una delle equazioni Diofantè per eccellenza è quella dell'ultimo teorema di Fermat, no? E quindi Altra nota dolente che dovrebbe essere spiegata, però non abbiamo tempo. No. Ora, la mia domanda, finalmente torniamo. Io ho conosciuto questo professore, che è un fisico, Mussardi, Giuseppe Mussardo, no, non mi ricordo se è Mussardo o Mussardi, beh, l'ho avuto l'onore di conoscerlo di persona, ecco, e lui mi parlò proprio di persona, di un suo modo per, in un certo senso, quasi risolvere l'ipotesi di Riemann. Infatti, c'è stata un po' di tempo fa una notizia rilasciata dall'ANSA dimostrata l'ipotesi di Riemann, che non era vero, però era l'articolo, diciamo, l'articolo su cui ha lavorato questo fisico che ho conosciuto. E lui ha giocato un ruolo importantissimo, cioè è arrivato a dire a esporre un'altra condizione necessaria affinché l'ipotesi di Riemann sia vera. Cioè, non ricordo neanche bene, però ha esposto un'altra condizione. E come è successo? Come l'ha fatto questo insieme ad altri fisici? Tutto grazie comunque ha fatto dei calcoli, un sacco di calcoli, ovviamente aiutandosi con, insomma, ha fatto tutto il computer alla fine, ha preso un sacco di dati ovviamente e sono riusciti a trovare una certa logica in tutto questo. Quindi diciamo, un ruolo importante lo gioca sempre l'uomo che cerca di... l'input lo dà sempre l'uomo, però comunque sia tutto questo lavoro, cioè non è stato un lavoro, questo articolo se lo andate a leggere, non è un articolo in cui partono da un'equazione, ci sono delle deduzioni, arrivano a un'altra equazione, no, ha fatto tutto il computer il lavoro. Ora non so bene nei particolari, però appunto il mio... Questa è proprio una bella teoria, si chiama teoria dei tipi, è quella che enuncia Russell in Principia Matematica, che ovviamente lui non sapeva queste applicazioni dei computer, però attraverso questa teoria dei tipi e i paradigmi funzionali si possono creare dei dimostratori, appunto, che sono dei calcolatori. Ad esempio, il teorema della curva di Jordan, che sembra banalissimo, è stato dimostrato grazie appunto a questi calcolatori che assistono la dimostrazione. Ecco. E questo anche dal punto quindi di vista, hai citato anche Russell, quindi Principia Matematica, poi dal punto di vista quindi, cioè a me un po', non so, questa cosa che effettivamente un giorno la macchina potrebbe superare, no? L'uomo probabilmente. La singolarità, sì. Potrebbe... Cioè, proprio singolarità in gergo tecnico, sì. Non quella dei buchi neri, quella... Io penso a quella proprio singolarità. Sì, questa è una cosa che però un po' mi lascia un po'... vabbè. Come posso dire? Ha fatto una sorta di interpretazione di dati molto complicata. Sì, in certo senso sì. Un sacco di... Se fai un'approssimazione dell'interpretazione, sì. No, non vi sento? Aspettate. Gabri. Ok, no, non mi avevo sentito, mi si era di nuovo bloccato. Ok. Sì, posso fare una domanda? Stavo ragionando su questo teorema dei numeri primi, però ci era arrivato da un altro punto, dall'ipotesi del continuo, ok? Addirittura. Non sto a parlare di come ci sono arrivato tutte queste cose, questi, come dire, pippe mentali, però sono arrivato a pensare che non ci sia un modo che questo algoritmo non sia calcolabile, ok? Non sia esprimibile per mezzo di una funzione, un po' una cosa simile al teorema di Liouville per i campi differenziali, ossia che gli integrali non possono essere espressi come funzioni elementari. Stessa cosa, magari non c'è una funzione elementare per esprimere l'algoritmo, cioè ho ragione di credere che possa essere vero. In questo caso l'ipotesi di Riemann, oppure nel caso non si possa stabilire una legge che mi dice l'ennesimo numero primo e si riesca a dimostrare questa cosa, l'ipotesi di Riemann cadrebbe oppure resterebbe in piedi? Cioè, l'ipotesi di Riemann non cadrebbe. Il problema nell'ambito proprio della matematica, che siamo sempre abituati a diciamo ereggere la sacrosanta verità, no, della matematica, è la prima volta in cui ci troviamo in una
ricerca della verità, ma neanche l'ipotesi di Riemann sarebbe in grado, cioè un concetto molto complicato, perché l'ipotesi di Riemann, se fosse vera, l'impatto sui teoremi dei numeri primi, sul teorema dei numeri primi, non è che allora è vero il teorema dei numeri primi, continuerebbe a dire è molto vero, però non è totalmente vero, e questo è il problema. Però l'ipotesi di Riemann no, non cadrebbe, ecco, nel non avrebbe ragione di cadere, ecco, perché l'impatto comunque con il teorema dei numeri primi è un impatto sempre abbastanza non profondamente matematico, e questo è il problema. Ciao ciao coccodrillo, la domanda a ciuffo gigante puoi farla dopo a fine live, tanto manca poco. Vai. Sì, no, gli ho dato... un'espressione molto... Possiamo poi, tra l'altro... bloccare questo Sfendi Pantoni, perché non si può parlare di testicoli durante una live sulle banderebbero. Banderebbero su sì. Il principio dei cassetti. Questo non lo conosco, oddio. Illuminatemi. Allora, io me lo conobbi, pensa, studiando... Fai veloce, no. Che sono i 50. Vabbè dai, ma ho proprio fame. Alle 8. Ok. Vabbè, puoi mangiare qualcosina già. Eh no, perché c'ho il padre di là che deve far da mangiare. E c'è qualcuno in cucina. Vabbè, allora, lessi un... cerca di risolvere uno dei problemi di un libro di Terence Tao. Che è sulle... Sì. Ce l'ho sulla lista dei libri da leggere. Ecco, sì, è un libro molto, molto bello, ecco, problemi soprattutto tipo le, ovviamente, le Olimpiadi di... che scoop! Abbiamo catfishato. Siete insieme, quindi non avevo... Quindi cioè, Luca fa sempre le live lì, no? E quindi, cioè, siete nella... Cioè, lui... Sei tu, Gabriele, che sei venuto da lui o... No, cioè, sono... Mi ha ospitato perché io oggi ero impossibilitato a farlo. Dima, se vuoi la settimana prossima ti insegno a fare una curva spazio-temporale e ci troviamo. Ah, okay. No, un wormhole. Sì, anche. Sì. Allora, quindi è principalmente un principio di analisi matematica sostanzialmente, che usa una similitudine con tipo dei cassetti, mi pare, per mettere i calzini tipo dentro. Ora, l'enunciato preciso proprio non lo ricordo benissimo. Vediamo, c'è Walker che ce l'ha citato? Sì. Se n oggetti sono messi in m cassetti con n maggiore di m, allora ok, sostanzialmente sì, questo poi si traduce matematicamente, no, con due insiemi, quindi con la cardinalità di due insiemi. Se n oggetti sono messi in m cassetti con m maggiore di m, allora almeno un cassetto deve contenere più di un oggetto. Vabbè, non si ricollega l'assioma della scelta, cioè, così, giusto a... Sì, diciamo di sì. L'assioma della scelta potrebbe, sì, perché sempre si basa, devi sempre definire comunque rigorosamente parlando una funzione di scelta, no? Con cui poi una funzione di scelta che usi anche nell'assioma della scelta. Tra l'altro, abbiamo citato in tutta questa live Gödel, per esempio. Tornerai su YouTube e fai video su, ad esempio... È la domanda per la fine. Su, ad esempio, libri, sì, assolutamente, devo, ma tra l'altro spero che oggi riesca a pubblicare un video. Poi, chiedono anche quando finirà la live, perché si sono connessi solo un quarto d'ora fa, non temete. Volevo lasciare che facessi la domanda pure Gabriele sulla Klein Gordon, no? Mi pare, da prima. È molto lunga ed è una cosa molto tecnica. Aspetta un attimo. Se iniziamo, la facciamo, la introduciamo ora e poi per la prossima. La introduciamo adesso e poi andiamo avanti. Comunque, sì. Aspettate un attimo, dannazione, fratelli. La live rimane pubblica qua sul canale Twitch.
Quindi lo dico per quello che ha chiesto prima, quelli che hanno chiesto prima, la live rimane pubblica su Twitch per 2 settimane, quindi hai 2 settimane di tempo. E quindi va bene, ok. Vediamo se riesco a pubblicare su YouTube anche. Cioè, in live è andata male un po', no? Va bene. E in ogni caso... Ho bloccato lo schermo a un certo punto, non so se poi ha ripreso. Però l'audio sentivo. In ogni caso, fai l'introduzione e poi chiudiamo in bellezza. Prima, non so se avete notato, ho citato il fatto che sto per spodestare il mio capolavoro. È un motore grafico e c'entra con le equazioni di Klein Gordon e Schrödinger. Mi servirebbe una risoluzione delle equazioni di Schrödinger all'interno della teoria di Klein Gordon. Una risoluzione delle equazioni di Schrödinger all'interno della teoria di Klein Gordon. Però che cosa... Cioè, cosa... È tipo, hey, bro, and so... Tecnicamente... Okay, okay. Cioè, nel senso, perché sono due paradigmi sostanzialmente diversi su cui si basano le due equazioni. Per questo è complicato. Cioè, tu vorresti una versione proprio relativistica dell'equazione di Schrödinger? Mi servirebbe un modo, come dire, agevole per ottenere un campo sullo spazio che mi dice la probabilità di trovare la particella in un dato punto. Beh, ma questo è... Non male, trovi già... Sì, ma questo viene benissimo fatto in teoria quantistica dei campi e va oltre l'equazione di Schrödinger. Cioè, l'equazione di Schrödinger... Il fatto è che a livello di analisi numerica, l'equazione di Klein Gordon, ho visto che è più facile da implementare che non magari teoria quantistica dei campi. Cioè, solo per questo, se no sarei andato su cose... Diciamo che ho capito... Diciamo, come posso dire, cioè è più facile, però l'equazione di Klein-Gordon è pur sempre il problema del fatto che non posso usare l'equazione di Schrödinger che è superata, è proprio perché si nota come aggiungendo la relatività alla teoria, aggiungendo... Sì, ho visto il tuo video, dici che appunto anche Dirac è arrivato alla conclusione che nel limite relativistico non regge. Il fatto è che a me non importa il limite relativistico, a me importa che... avere una cosa computabile e l'equazione di Schrödinger è più difficile da computare rispetto all'equazione di Klein Gordon. È solo una questione di computazione. Poi ovviamente questa equazione non funzionerà a livello relativistico, come appunto hai spiegato bene nel tuo ultimo video, che bisogna andare a vedere per tutti gli spettatori, perché se no non si capisce come funziona. Hai fatto tutto il professionista con i calcoli del computer e adesso non riesci a farlo. Dai, su, Bongi, mamma mia. Ma che delusione che ci fai, così concludere. No, così. È il problema, no, ma dal punto di vista fisico prima di tutto. Poi effettivamente a te interessa più, come hai detto prima, il fatto che comunque l'equazione di Klein Gordon sia, perché la teoria quantistica dei campi è qualcosa di, cioè, davvero ti distrugge quando la studi. Però qui ci sono diversi problemi da... Cioè tu vuoi quindi sostanzialmente un campo che... Un campo di Klein Gordon che mi nella teoria di Klein Gordon che mi descrive la probabilità di trovare la particella nello spazio. Ma il campo di Klein Gordon, la densità, c'è appunto la densità di probabilità del campo di Klein Gordon, lo fa, ma non funziona. Non funziona il limite relativistico, ma a me non interessa, interessa il... C'era quasi. No, non funziona proprio, basta, cioè non funziona. Ah, non proprio... funziona? Vabbè, diciamo che è complicato, visto che dobbiamo chiudere, diciamo, magari ne parliamo in privato, ok? Ok, sì. La questione di Klein-Gordon comunque non funziona proprio per... Che è successo? Ah no, ne parliamo in privato, probabilmente. Sì, volevo farvi parlare in privato. No, è interessante comunque. Poi ovviamente più sul lato dell'analisi numerica, poi lì non sono io l'esperto, però dal punto di vista teorico posso dirti tutto quello che vuoi, ecco, e che conosco. Ultima domanda in chiusura per Bongi,
Cosa ne pensate delle GAN in ottica intelligenza artificiale? Io non sono un grandissimo fan delle reti neurali personalmente, però ammetto che danno dei risultati. Cioè, non mi piace dal punto di vista matematico-teorico la rete neurale, però ammetto che i GAN, soprattutto i OpenAI, cioè OpenAI che coloro che sviluppano questo tipo di cose, queste startup, stanno raggiungendo dei risultati fantastici. Quindi valgono la pena di essere studiati, anche se secondo me ci vorrebbe un formalismo teorico un po' migliore. Molto bene. A questo punto, Ho letto, prima di concludere, e poi concludiamo davvero, prima di c'è concludere. sempre ciao ciao coccodrillo, bella ciao, che Ciao, chiede ciao, ciao, comunque. coccodrillo. Sono tre. Comunque volevo chiedere anche l'argomento a tre, vabbè, oh bella, sì. Comunque volevo chiedere anche l'argomento della tesina del ciuffo gigante. No, l'ho fatto perché me l'hanno sempre chiesto tutti e io non ho mai risposto, da grande persona educata e grande influencer che sono, Dici, in modo modestamente. veloce però, che sono i 59. L'alienazione, dico solo l'alienazione. L'alienazione, bello. L'alienazione, Sì, me vai. l'avevi detto l'alienazione. Chiedono quando faremo una live sui fornelli. Mai. Mai, molto Questa bene. Mai risposta la live, secca. ragazzi, ricordatevelo, live sui fornelli, modestamente, non la faremo mai. Settimana prossima che succederà? Di che parleremo? Settimana prossima potrebbero esserci grandi sorprese. In realtà è ancora un mistero anche per me. Dima ha in testa i suoi progetti. Io Io ce spingo la per verifico su farli portare Petroni. avanti. Inviteremo Tony Stark che finalmente ci spiegherà cosa ha fatto in Avengers Endgame quando ha pensato di risolvere il nastro di Mobius nel viaggio nel tempo. Ma a me Ci spiegherà. basterebbe una tuta come la sua. Poi. Ah, Vabbè. ok. Vabbè, io sono Signori, Iron Man. è giunto il momento. Tutti i viaggi hanno una fine, tutte le cose Alle belle. 20:00 con la precisione di Gabriele Di Maggio, detto anche ciuffo gigante, sono le 01 ormai, vabbè, ci eravamo quasi. Signori, è stato un piacere. Ci vediamo la settimana prossima. Non fatemi chiudere da solo, dai, dite qualcosa, insomma. Niente, stavi concludendo tu in In modo esaustivo, niente. modo esaustivo. Di solito gli ospiti non conducono, però va bene. Va bene, Per questa ospite. volta, prima di cambiare podcast, posso dire che la Aspetta, live è fai conclusa, è stato bello stare in vostra compagnia. Dima, fai un Sì. saluto tu e poi facciamo concludere a Bongi. Ragazzi, ciao. Aspettate, faccio così sulla telecamera, poi tu chiudi la live, ok? Mettimi in primo piano.